Dunque, io sono Vignola Narciso, nato a Savona il 27 marzo del 1928. Sono andato su nel mese di marzo del 44 in montagna. Sono dovuto scappare da Savona perché erano le squadre partigiane di Savona. Io cominciai ad odiare i fascisti per un fatto semplice. Eravamo in via Paleocopa e passava una squadra fascista con i gagliardetti. Una persona anziana davanti a me non si è tolta il cappello. Due fascisti sono usciti dai ranghi, mi sono andati vicino, l'hanno massacrato di botte. Ho detto: ma non vi vergognate di uccidere, di state uccidendo una persona anziana che potrebbe essere vostro nonno? Ci ho detto io, e loro mi hanno detto: stai zitto, e ti fai la sua stessa fine. Allora ero con Pastorino, Bruno e Quirico e Dio. Eravamo sempre insieme. Quanti ne avevi? 16 anni. Allora praticavamo un bar in via Agnella, tutte e tre. Ci avvicina un signore, ci dice: ma vi piacciono i fascisti? Non li posso vedere per quello che hanno fatto a quel vecchio. Mi dice: allora ci vediamo. E entrai nella squadra di Azione Partigiana. Ci portò a Torino, a Vado, a prendere questo pacco, che questo pacco lo lasciammo nella trattoria di via 20 Settembre. Perché in via 20 Settembre? Noi non sapevamo che cos'era, che era un pacco. Ci hanno detto di portarlo qua, che vengono a prenderselo. Sì, mettetelo lì per terra. Dopo 2 giorni in quella osteria ci fu un scempio di morti, perché i gerarchi fascisti si erano radunati lì per mangiare, bere e saltare il fascismo. Sono saltati tutti per l'aria. Quel fatto lì, il padrone del bar ha dovuto dire ai fascisti chi è che aveva portato 3 giovani. Allora questi giovani che l'hanno portato, Vignola Narciso, Bruno Pastorino, Quirico Eddie, sono venuti fuori questi nomi e mi sono venuti a cercare in casa. Anche mia mamma gli ha detto: non so dove va, verrà, aspettatelo che viene. No, no. Torniamo dopo. Io sono entrato in casa, mia madre mi ha detto questo, e mia madre mi ha visto dopo 11 mesi.